Tu sei? Sono Sonia e lavoro in Fiat dal 97, sono nel reparto della lastratura. Da quanti anni lavori? È dal 97. 97, sì. Quindi in pratica hai adesso... Sono 11 anni. 11 anni. Hai fatto altri lavori prima di arrivare in Fiat? Sì, ho lavorato prima di lavorare in Fiat e lavoravo in un'impresa di pulizia. E poi sapevo che facevano assunzioni qua e ho fatto domanda e sono stata assunta. Nelle imprese di pulizia come eri pagata? E facevo part time. Come mai? Perché avevo trovato così part time, facevo 4 ore e mezza al giorno. Non ti davano più lavoro, potevi lavorare solo 4 ore diciamo? Sì. Come stipendio? Come stipendio prendevo, allora c'era ancora la lira, prendevo 800.000 lire al mese. E adesso come cassa integrata quanto prendi? Adesso come cassa integrata non arrivo neanche a 1.000 euro, lavorando una media di 3-4 giorni al mese e avendo anche il assegno della bambina. Quindi tu hai una figlia? Ho una figlia, sì, sono da sola con una bimba. E quindi ritengo, non so dire se sono discriminata o cosa, però mi ricordo che all'inizio che era stata indetta la cassa integrazione si era detto che veniva preso, diciamo, in considerazione le difficoltà familiari. Tu invece, Tony, sei discriminato? Guarda, io... credo che leggermente qualcosina sì, ecco, mettiamola così. Quanti giorni hai lavorato fino adesso? In questi 6 mesi, 7 mesi? Ma io ho lavorato, secondo me, per sbaglio, a marzo 6 giorni, che è stato l'exploit. Dopodiché ho lavorato 2 giorni a maggio e 2 a luglio. Quindi su marzo non c'è molto da dire, però poi da marzo in poi è stato, cioè 4 giorni in 9 mesi. Diciamo, nel tuo reparto c'è quello che non lavora, gli altri lavorano di più. Ma sinceramente non lo so perché non ho molti contatti, no. Però... la cosa, ti dico, guarda, ti dico sinceramente, mi interessa anche poco sotto certi punti di vista, perché non è che 2 o 3 giorni cambiano la vita. Quei 2 o 3 giorni, cioè prendere 100 euro in più, 900 anziché 800, cioè cambia poco. Tu riesci a vivere con questa cifra? No, assolutamente. E sono anche preoccupata per il futuro, perché non si sa che cosa ci aspetta. Il padre di tua figlia ti aiuta? No, assolutamente. Quindi no. In pratica è tutto sulle tue spalle? Sì, è tutto sulle mie spalle. E prendo un assegno di 127 euro. In più per la figlia? Sì. Vivi da sola o con i tuoi? No, sono da sola. Quindi ti devi mantenere Mi devo mantenere un affitto? No, per fortuna anni fa ho comprato la casa, ho già pagato il mutuo e meno male, perché sennò sarebbe veramente una tragedia adesso dovermi ancora pagare il mutuo o un affitto. Sarei costretta a tornare a casa con i miei. E se esci dalla Fiat, che cosa pensi di fare se la Fiat non ti dovesse riprendere? Ah, non ho la minima idea, perché comunque anche al di fuori non credo ci siano prospettive di lavoro. Ma secondo te che lavoro potresti fare se esci di qua? Se non fai l'operaia in Fiat? Che tipo di lavoro potresti fare? Non ho idea. Tu? Guarda, io come ti ho detto prima sarei disposto in quel caso ad accettare lavori che oggi non vado nemmeno a guardare, quindi i classici contratti di 3 mesi, 6 mesi, però c'è anche da vedere cosa so fare o cosa non so fare. E questo sinceramente non te lo so dire. Siete andati a scuola? Hai qualche titolo di scuola? Io ho un diploma di perito elettrotecnico, però... la scelta un po' che trova, nel senso che una scuola che ho fatto con l'intenzione di scappare via dalla Fiat praticamente. Però poi alla fine, proprio nel momento in cui ho preso il diploma, frequentavo scuole serali, sono cambiati tutti i rapporti di lavoro, nel senso che sono nati tutti questi vari contratti, alla fine quindi non l'ho utilizzato e tra l'altro sono materie che non amo nemmeno così tanto, però ho quel diploma comunque. Tu hai qualche titolo di studio? Io ho fatto liceo artistico, infatti il mio sogno era quello appunto di dipingere, magari riuscire a vendere i miei quadri, però non è facile. Hai mai venduto qualche quadro? Sì, ma vabbè, poca roba. Avrai un'ottima casa? Tra operai, diciamo. Però avrai una bella casa arredata.
i tuoi quadri? Sì, ho messo dei miei quadri, ho cercato di arredarla in maniera che sia una casa, è piccola ma accogliente.